Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Celebriamo oggi la festa di San Giuseppe, in questo anno così particolare che il Papa ha voluto interamente dedicato alla figura del padre putativo di Gesù, del grande custode della Santa Famiglia di Nazareth, il quale non dice neanche una parola, è più dedito al lavoro che alle chiacchiere, al silenzio che al tirar sera. Eppure si trova quest'uomo davanti a un disegno molto più grande delle sue possibilità, tanto che Dio deve intervenire perché Giuseppe possa intuire quello che deve intuire in modo da andare avanti con la sua vicenda umana che ormai si è legata a doppio filo con la vicenda di Dio sulla terra. Affidiamo durante questa giornata tutti i nostri papà e il dono della paternità, che nella Chiesa sappiamo non è legata solo alla carne e al sangue, ma soprattutto allo spirito, cioè a coloro che nella vita incontriamo come padri, come testimoni, come custodi della fede che abbiamo già nel cuore. E mentre ringraziamo per il dono di tanti padri, preghiamo il Signore che custodisca il Papa, che di tutti noi è il papà più importante, e perché tenga vivo nel nostro cuore lo stesso atteggiamento di Giuseppe, silenzioso, laborioso, meditativo, essenziale. Così eviteremo di perdere tanto tempo e ci occuperemo solo di ciò che conta per far crescere Gesù in noi. Buona giornata.